La prima casa di produzione cinematografica sociale al mondo, realtà tutta retina, la Poti Pictures, rivive nel libro Sarà una star di Andrea Dallaverde, presentato alla Casa dell'Energia di Arezzo. Dai piccoli cortometraggi amatoriali ai grandi festival internazionali, fino al sogno diventato realtà di un film in cui attori con disabilità intellettive si confrontano con le più grandi celebrità del nostro cinema, in uscita nel 2019. Il libro ripercorre la storia di questa eccezionale realtà di comunicazione e inclusione che ha saputo superare ogni tipo di barriera ed ostacolo. Una grande realtà per la nostra città. Ma sì, in realtà noi veramente promuoviamo quella che è le abilità, insomma, delle persone. Spesso ci fermiamo a cosa uno non può fare, no? Ti trovi davanti a una persona con disabilità intellettive o fisiche, la prima sensazione, la prima emozione che hai è proprio quella di dire: guarda, questo non può salire una scala, questo non può fare 3x3. E se a me si giudicasse per quello che non riesco a fare, te non lo fanno, insomma, quello che vedo dico: ah, bello, piace fare questo, simpatico. Perché non loro allora? Ecco, la Poti Pictures in una maniera veramente, sì, cinematografica, nel senso che noi facciamo vedere senza pietismi e senza nasconderci, con autoironia anzi, quelle che sono le difficoltà fin da subito, la difficoltà di parlare, la difficoltà di fare qualsiasi cosa, ma poi non è quello il punto, cioè il fatto che comunque sono persone che hanno dei sogni, hanno delle speranze, delle aspettative con la quale tu puoi entrare in empatia, questo è già una cosa che si può raccontare a livello cinematografico e ha un valore e un'unità incredibile. Io li vedo un po' come dei bambini consapevoli, no? Perché quando recitano uno si domanda: ma come fanno? Invece loro lo sanno che fanno ridere, sanno che stanno interpretando un ruolo, lo fanno in maniera consapevole, sanno che fanno ridere, e questa è un'altra chiave vincente. Quindi la speranza è che non soltanto noi qui presenti stasera, non soltanto le istituzioni, ma anche gli imprenditori, perché poi per arrivare in fondo a un progetto così importante ci vuole una bella disponibilità economica, e quindi la speranza è che gli imprenditori aretini, e non soltanto aretini, capiscano l'importanza del messaggio che vogliono lanciare e capiscano anche che dietro a un progetto così effettivamente ci possono essere delle opportunità veramente molto importanti. Quindi speriamo, incrociamo le dita che questi ragazzi arrivino nel più breve tempo possibile a obiettivo.